L'Abbazia di San Fruttuoso è un intreccio di storie, di leggende, di tradizioni, di religioni, di pirati. Tutto nasce da questa leggenda del vescovo Fruttuoso arsovivo a Tarragona, dove lui esercitava la sua funzione durante le persecuzioni anticristiane dell'imperatore Valoriano intorno al 259 d.C. E da lì ovviamente nasce questa leggenda delle ceneri di questo santo, che bisogna salvarle. È apparso prima in sogno a Procopio, ma poi soprattutto negli anni successivi, durante una nuova persecuzione cristiana degli arabi nel VII secolo, la necessità di salvare queste ceneri e due preti che li portarono qui in un posto incantevole.